ciao a tutti e ben arrivati in un nuovo video. Questo video lo girerò adesso, anche se mi rendo conto che potrebbe essere un po' fuori stagione, però io le bevo ancora le tisane. Appunto, riguarderà la collezione, tra virgolette, delle mie tisane. Quindi, quali sono le tisane che abitualmente, sia nel periodo invernale che diciamo comunque in questo periodo, bevo. D'estate le bevo, ma con meno frequenza, nel senso che quando fa veramente troppo, troppo, troppo caldo non ce la faccio e fredde sono sincera, non ho mai sperimentato, anche se comunque molte delle tisane che vi mostrerò c'è tranquillamente scritto dietro che comunque anche bevute fredde mantengono le loro proprietà. Quindi insomma, questo è quanto. Io in particolare le tisane per la maggior parte le tengo qua dentro. Tantissime di voi mi avevano chiesto dove ho acquistato queste scatole portatè trasparenti. Io l'ho presa dal cinese, l'avevo pagato 3,90 euro, mi pare una roba del genere, e poi in combinazione neanche lui le ha più portate. Quindi vabbè, però visto che su Amazon ha un prezzo molto più elevato, ci sono, quindi magari vi lascio il link nell'info box di cosa ho reperito. Le tengo tutte qua dentro perché mi sono più pratiche e comode, ad eccezione di quelle che magari hanno soltanto il filtro e quindi qua mi verrebbe un pochino scomodo. Per quanto riguarda le mie due preferite, sono della Bonomelli. La prima di cui vi avevo parlato nel video, quello scoperte del periodo dedicato al cibo, è questa qua della Bonomelli, appunto la tisana quella rilassante con camomilla, biancospino, pastiflora ed estratto di valeriana. È secondo me la mia preferita perché è proprio buona, delicata. Io ho premesso. Io le bevo tutte non zuccherate, quindi così, lisce. Acqua bollente, filtro diciamo, lasciato per quei 5-7 minuti a seconda di quanto sia stato nella bustina, in infusione nell'acqua calda e poi bevo senza aggiungere zucchero, miele e quant'altro. Quindi questa era una parentesi che andava fatta e a me piace veramente tantissimo, trovo che sia molto 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 delicata e la bustina è fatta così. Io di queste qua combinazione sto iniziando a finirle, sono molto 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 disperata. Sempre della stessa linea, sempre della Bonomelli, è davvero buona questa qua che è ventre sgonfio. Io a volte, magari quando faccio dei pasti particolarmente abbondanti o comunque se magari mi sento un po' pesantita, prendo quella lì ed è buonissima. L'unica cosa, non vi so dire cosa ci sia dentro perché la scatoletta l'ho buttata. Magari se riesco a reperire online il contenuto di questa tisana, ve lo lascio scritto nell'info box, quindi in modo tale da potervi aggiornare. Per quanto riguarda quella rilassante, ho preso da provare, ma non l'ho ancora assaggiata, questa qua della linea Sogni d'Oro, appunto rilassante con pastiflora e melissa. La sperimenterò stasera, quindi magari quando il video sarà già andato online, magari vi saprò magari un po' dire qua sotto, insomma, magari parlando nei commenti, che cosa ne penso. Sempre della stessa linea, Sogni d'Oro, e questa qua mi piace anche questa molto, però non la bevo spessissimo perché mi fa fare un sacco di pipì. E quindi sono delle volte che il mio ultimo pensiero è quello di alzarmi 200 volte per andare in bagno la sera. È questa qua, sempre della linea Sogni d'Oro, snellente con Matè e Guaranà. Molto molto buona, è molto saporita. Ha un gusto insomma bello particolare, nel senso che secondo me è uno di quei gusti che potrebbe piacere come no, però la trovo non so come dirvi particolare, insomma, se volete provare una tisana un po' diversa dal solito. E queste io le trovo spesso e volentieri in offerta o dalla Lidl oppure comunque anche negli altri supermercati. È sempre della stessa linea che è buonissima, questo è più un infuso che una tisana, però insomma io a volte la bevo proprio la sera. È questa qua, che è sempre della linea Sogni d'Oro, sempre della Star, mirtillo e goji, gusto dolce vivace, è buonissima. La cosa particolare che mi ha colpito è che non è troppo dolce, il mio terrore era che fosse troppo dolce, invece no, è
al punto giusto, non risulta assolutissimamente stucchevole e anche questa è una cosa un po' diversa rispetto magari alle solite tisane, ai soliti infusi. Insomma, quando l'ho visto ho detto, ma perché no, sperimentiamo, non è veramente troppo, diciamo che è il giusto via di mezzo, quindi mi sento di Strana anch'io, straconsigliartela. Mi piace molto, anche se questa la prendo a piccole dosi. È questa qua della Pompadour zenzero e limone. Molto ma molto buona, delicata. Anche questo si sente quel pizzichio di zenzero come retrogusto una volta, diciamo, che voi sorseggiate la tisana. Molto buona, molto particolare, ma mi aspettavo qualcosina di un pochino più intenso, ecco, se devo dirvi la verità. Non mi dispiace, nel senso che comunque sia, è buona. In tanti mi hanno suggerito, cioè una mia collega mi ha suggerito di metterci all'interno un po' di miele per rendere ancora il tutto, diciamo, più accesa a livello di gusto, però insomma non è che posso abbondare di miele tutte le sere. E un'altra cosa che mi è stata consigliata di fare magari appunto la stessa cosa aggiungendoci dello zenzero grattugiato all'interno, comunque di mettere un pezzettino di zenzero magari all'interno dell'infuso. Quindi ora non ho ancora sperimentato, ma la cosa mi incuriosisce molto. Questa qua, devo dire la verità, mi piace, ma insomma mi aspettavo un qualcosina di un pochino più potente a livello di sapore. Ultima tisana che vi mostro, e questa qua è buonissima, è questa qua della Lord Nelson, che si trova da Lidl, tisana a base di anice, liquirizia e camomilla. Contribuisce alla normale attività digestiva, che è questa qua. È veramente Durante l'editing buonissima. mi sono accorta che si è bloccato praticamente il video con un fermo immagine mio, quindi non è andato praticamente, non ha registrato tutto il pezzo in cui vi ho parlato di questa. Vi dicevo appunto che è molto buona, mi piace perché tutti i gusti sono molto equilibrati. Ed effettivamente aiutano a regolare comunque l'attività digestiva. Devo dire la verità, fa fare anche un sacco di pipì, quindi anche molto drenante come tisana. E costa veramente un cavolo, mi pare addirittura forse venga 1 euro o comunque 1,20 euro, insomma, non si aggira a grandi cifre. E dentro all'interno i filtri sono direttamente sciolti, quindi li vedete direttamente così. Ci sono tantissime tisane di questa marca. Io in particolare quella che ho provato è quella depurativa e drenante con ortica e quiseto, ginepro e ribes nero. Che se dovessi dirvi la verità, questa qua non mi fa particolarmente impazzire. È buona, ma insomma non è niente di particolare. Non mi ricordo sinceramente le altre a che gusti fossero. Forse c'è quella al finocchio e un altro tipo, però insomma non riesco mai a beccarle. Alla Lidl qua da me, la prima volta che andrò a Campi, verificherò e vi farò comunque E sapere. niente ragazzi, è tutto per questo video. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, ma soprattutto fatemi sapere se c'è qualche tisana che mi consigliate, qualche infuso, un qualche cosa in particolare che va assolutamente provato, perché comunque sia mi piace molto sperimentare, specie per quanto riguarda tisane e ambito un po' cibario, insomma, sperimento molto volentieri e in questo caso se avete magari qualche tisana appunto rilassante o comunque del genere. Consigliatemi tutte le tisane che volete consigliarmi, che consigli sono come sempre ben accetti. Io spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video.